La marca temporale ti permette di associare data e ora certe, legalmente valide, a un documento informatico, attestando il preciso momento temporale in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Consente inoltre di garantire la validità nel tempo del documento firmato digitalmente su cui è apposta. In questo modo, la firma digitale risulta sempre e comunque valida anche nel caso in cui il relativo certificato risulti scaduto, sospeso o revocato, purché la marca sia stata apposta in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del certificato di firma stesso. In caso di prima marcatura di un documento con il software Aruba Sign, procedi prima alla configurazione del tuo account, seguendo la procedura indicata nel tutorial dedicato. E solo una volta configurato l'account di marca temporale, avvia il software Aruba Sign. Apri il menu Funzionalità e seleziona la voce Marca. Apri la scheda Marca. Carica il documento da marcare cliccando su Seleziona documenti oppure trascinalo all'interno della schermata. Alla schermata visualizzata, seleziona il formato di marca temporale che desideri. Utilizzando il formato TSD, il file creato comprende sia il file sottoposto a marcatura che la marcatura temporale stessa. Se si appone una marca temporale in formato TSD e si desidera inviarla a un destinatario, non è necessario inviare anche il documento di origine. Utilizzando il formato TSR, il file creato contiene solo l'impronta del file, non tutto il file, e la marca temporale in formato TSR è separata dal documento. Pertanto, per verificare il file TSR è indispensabile possedere anche il documento sottoposto a marca temporale e che ha generato il TSR stesso. Se si appone una marca temporale in formato TSR e si desidera inviarla a un destinatario, è necessario inviare anche il documento di origine. Nella colonna Documenti da marcare sono visibili i documenti caricati. Nella colonna Output è possibile rinominare i file. Abilita il checkbox indicato per salvare il file nella cartella di origine oppure clicca sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare il documento. Clicca su Marca per procedere. Il documento è stato correttamente marcato. Apri la cartella all'interno della quale sono stati salvati i file firmati oppure clicca su Chiudi. Aruba Sign non indica il numero di marche di volta in volta utilizzate, ma per verificare le marche temporali residue ti basta accedere dal tuo browser all'indirizzo servizi.arubapec.it/tsa/marcheresidue.php. Inserisci nome utente e password del tuo account di marcatura temporale e accedi. Potrai visualizzare il numero di marche ancora disponibili e il numero di marche utilizzate.